Anche quest'anno per la quinta edizione il Castello di Tolcinasco ospita l'Open d'Italia. Oggi al Circolo della Stampa di Milano la presentazione ufficiale dell'evento. Due gli ingredienti fondamentali dell'unico appuntamento con il golf internazionale in Italia, tradizione e novità. Per la prima volta nella storia della manifestazione ingresso libero in tutti i giorni di gara, Pro-Am compresa, una scelta in perfetta sintonia con le iniziative della federazione e del suo presidente Franco Chimenti. Noi siamo soddisfattissimi dell'incremento che ha avuto e siamo soprattutto felicissimi dell'apertura che siamo riusciti a dare e col tesseramento libero. Quest'anno a oggi abbiamo 5.000 tesserati in più rispetto all'anno scorso e sono quasi tutti tesserati liberi. Questo a dimostrazione che quella iniziativa ha avuto un grande successo e sta avendo un grande successo. L'Open d'Italia è una conferma del lavoro portato avanti dalla federazione nel corso di questi ultimi anni. L'obiettivo di rendere questo sport sempre meno elitario e di coinvolgere il maggior numero di giovani va di pari passo con la scelta dell'ingresso libero nelle quattro giornate. Il concetto di continuità sta invece nella scelta del Castello di Tolcinasco come location fissa anche per le prossime edizioni, la conferma dallo stesso Franco Chimenti. Si è parlato di un possibile spostamento perché quest'anno Telecom aveva rinunciato e avrebbe potuto esserci uno sponsor piemontese. Adesso abbiamo uno sponsor che è uno sponsor nazionale e noi restiamo a Tolcinasco. Il torneo, con un montepremi da 1.700.000 euro, si colloca nella fascia medio-alta del circuito continentale. In gara 26 professionisti vincitori di Open negli ultimi due anni e naturalmente un nutrito gruppo di alfieri del golf italiano. Grande attenzione anche all'aspetto promozionale con l'ampliamento del villaggio ospitalità, anche se è attesa soltanto per domani la conclusione dell'accordo e la comunicazione ufficiale del nuovo title sponsor.